Ci siamo, finalmente, primo maggio. E sì, si arcitempra un pesce troppo cresciuto. Allora, innanzitutto però, due parole. Sì, la Latreon è stato rimandato per il Covid. Ragazzi, non rompete le scatole, se non ho già capito come andava a finire questa storia. Ragazzi, è normale. Non è inutile starsi a incazzare perché le cose continuano a rimandare perché adesso sta diventando una scusa quello del ragazzi, finché noi non lavoriamo fisicamente dentro l'interno delle case sviluppatrici dei videogiochi, non è che possiamo dire è vero o no. Cioè, non ci possiamo fare niente, purtroppo. Cioè, io stesso, pure io ho una cosa personale da andare a fare che devo fare da marzo, ancora la devo andare a fare, che probabilmente anche se le riaperture del 18 io non riuscirò a fare comunque, cioè è normale. Mettiamoci in chiaro la cosa, ragazzi, è normale. Noi riusciremo a tornare tutto alla normalità con le solite cose che ci arriva tutto, eccetera, eccetera, quando si troverà una cura e un vaccino. Quindi possiamo farci niente. Possiamo solo aspettare e non smettere e non fare i bambini capricciosi. E dire, è una scusa adesso, ce l'hanno già fatto, oppure se stanno aspettando, oppure non ci hanno voglia. Ragazzi, non possiamo fare niente. Quindi questo dobbiamo riguadagnarci. Questo dobbiamo accontentarci. Cioè, me lo sono già messo in capoccia questa cosa da quando è iniziata la tutto. Quindi non si può fare niente. E aspettiamo. Possiamo solo aspettare. È stato rimandato a giugno, se tutto va bene. Ok, a giugno si farà. Niente di più, niente di meno. Anche perché nell'ambito dei videogiochi, ragazzi, è tutto spostato. Per esempio, adesso dovremmo avere già Marvel's Avengers, ma l'hanno spostato grazie alla PlayStation 5. Hanno spostato Dying Light 2, hanno spostato quell'altro. C'è sta Little Hope che sarebbe una buona cosa, però è un horror, quindi non lo so. Quindi aspettiamo, speriamo, niente. Cioè, non possiamo fare niente. Non possiamo né inutile arrabbiarci, né dire. Raga, così funziona. Punto. Fatta la ramanzina. Scusate, ogni tanto ci vuole, ogni tanto ci vuole. Allora, come ci andiamo? Allora, non c'ho voglia di andarci con la spada lunga perché ci vado troppe volte con la spada lunga. Non c'ho un martello di fuoco, è quello il punto. Ci andiamo col bastone. Quanto c'ho di difesa col bastone? 900. Vabbè, sì. No! Mi rimettere. Il punto è che questo bastone non è granché. Cioè, punto sui danni da drago, ma non è così potente. Oh, al diavolo. Pronti, neanche l'insetto so se è una buona idea. Mi hanno detto anche che praticamente aumenteranno la durata degli eventi, le missioni evento. Per me va bene, anche perché così ho più possibilità di farmare col personaggio femminile. Non mi manca molto, sono al 55. Devo solo fare più missioni. Allora, dove l'ho vista? Eccola qua. Da solo perché la cosa dice da solo e quindi speriamo. Mi sa che c'ho il gatto però con lo scudo. Ve? Che c'ha di equipaggiamento? No, la vigor Vespa. Secondo me è un'armatura contro l'acqua, ma non so se ce l'ho. C'ho quella di Namiel, devo sono da quella di Namiel. Cavalca l'onda Flipsi. Di Nami. E la paralisi non è granché su quel mostro. Soffre tanto il veleno. Non so quanto soffre il sonno. Andiamo veleno, dai. Che bello il gatto nero. Ti sei cambiato l'arma? Sì, ok. Mangiamo e andiamo. E preghiamo tanto, 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 tanto. Occhio, dove sono? Perché è qui? No, non ho messo il mantello antiacquatico. Sono morto.
Dammi la testa. La testa. Oh porca puttana, ma che stai scherzando? Ce la possiamo fare? No, va bene, non me ne frega niente. Allora, la build è True Acceleration, però non so quanto potrebbe essere utile col falcione e questo tipo di falcione, perché... E dai, fatti cavalcare già. Cristo. Ho sbagliato, il mantello stabilità lo devo togliere. Ci voleva il mantello volante o... quell'altro. Madonna, che bello sto colore che ho darci entrato. Mi salta ancora di più. Levati da lì. Poi tra l'altro non è che sia proprio al 100% di capoccia, perché ho dormito malissimo. Ho dormito... No, in realtà ho dormito parecchio, quello è il punto. Non oso immaginare quanto mi faccia con un getto d'acqua diretto. Che sta succedendo? Perché non riesco a fare i salti? Yes! È che ho pensato che questo mostro soffre parecchio lo stordimento per quanto riguarda le cadute e cose così. Ma non mi faccio granché. Sì, sarebbe stata meglio un'arma char, però non potendo farlo sempre, non potendo farla la... Bravo, col veleno. È che non so mai che combo che fare. Mazza che... Porca puttana! A parte il fatto che non l'ho schivato, ma vabbè, secondo me quella è colpa mia, non l'ho schivato proprio. Veglia! Oh! Madonna che rincoglionito! Sto rincoglionitissimo, che cazzo? Oddio, no, alla fine. No, no, no. Oh god! Beh, vabbè, rincoglioni... Ma porca puttana! No, vabbè, raga, sto rincoglionitissimo! Sto di un rincoglionito pesantissimo! Ma dove cazzo vado? Ma dove vado? Ma che sta... Cioè, non so capace adesso, a quest'ora. Wow! Bella mossa! Ma che cazzo... Oh, ma che sta succede? Ma che... Porca puttana, te sto di cerchio. Raga, ma come hanno... Ma lo cambia di combo. Ma hanno cambiato le combo, raga. Mi sa proprio di sì. Ora sì. Perché prima non me l'ha fatta sta cosa? Cioè, l'avete visto anche voi che prima non me la faceva sta cosa del... Ah, sì, me lo fa solo col coso rosso. Sono stupido io. Questo perché non dovrei usare un'arma che non so usare contro un mostro che non ho mai affrontato potenziato. Pure Cavaliere Provetta stava lì, ce l'ho. Non mi ricordo quello bianco di essenza cosa fa, mi pare aumenti la rigenerazione della resistenza. Quello giallo dovrebbe aumentarmi, ridurre il costo. Quello rosso, vabbè, mi aumenta i danni e mi potenzia le combo. Ma di solito il falcione insetto va usato insieme a qualcuno. Posso andare a fare un fatto per caso? No, no, dai! Ok.
quindi la potevo schivare, stronzo. Sarà l'unica e sola volta in cui riesco a schivarla creata, col falcione insetto. Perché non... in realtà mi serviva un'arma semplicemente. Perché ero semplicemente sceso dall'altra zona, nell'altra zonetta sotto. Non è che perché l'abbia schivata in aria. Non c'ho nessuna arma. Non ci provate con quella, fidatevi. O saltate nel momento stesso in cui sta per esplodere o niente. Mi sono sempre arrabbiato. Ce l'ho una squama di... Non ce l'ho. Ah, that's bad. Breaking Bad. Non saprà mai che siamo qui. Martelli. Vabbè, non me lo fa fare. Metti sto cacchio di montagna per cortesia. Ah, non ti... vabbè. Sta cosa che mi tocca e mi blocca la cura mi sta innervosendo. Ancora. Sta innervosendo parecchio sta cosa che mi blocca e mi toglie la cura. Eh sì. Manco una piantagione di muschio. Oh, e dai. Ancora, basta con sti cosi. Sti sussulti. Mamma che nervoso. La super mossa, sono ben lontano. Madonna di santa. Mi sorprende ogni tanto la raggiolazione di quella roba. Ok. Senza cavalcatura non penso di poterne fare una quarta, è difficile. Che non gioco al gioco, non gioco a questo gioco da tipo tre giorni. Non so, da registrare Batman Arkham Knight fino alla fine. Tipo due giorni di fila. Considerando anche che ho fatto tutti gli enigmi. Non ho registrato gli enigmi. No, sarebbe follia. Non è che per caso sei già debole. Penso di poterlo farlo andare a sbattere. Ma sbatte? Yes! Vantaggio assurdo. Che palle che senza... Muovi no? Vabbè, le ali sì, sto massacrando. Ma dove... Ma ti ho detto di tornare indietro? Madonna. Ok, le ali sono un problema. Oddio, lo prendo. No, se mi tocca mi maccia. Mi ammazza. And now you're blind. Sì, ma se lancia la super mossa qua. Eccola. No. Perché vola? Ah, sì, vola, sì. Dove sono andato? Ecco, questa è una zona un po' più ampia. Solo che tu devi rimettere tutte le... Ah, te ne vai, io voglio. È vero, non ho affinità bianca su questo mostro, su questa...
Ah, sta a potenziare. Cazzo. Sta aspetta te. Che fai? Scendi? Vai dove stiamo andando? Al 12? Prego, vai al 12. Devo segnarlo e colpirlo, se no. Amen, 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 sti cacchi, prendetelo. Fuori da quel cunicolo. Meglio così. Meglio così ci abbiamo un vantaggio. Vorrei che il muschio... Ma perché il muschio brillante? Ah, beh, sì. E lo idrico, dici, è già acqua. Tutto tranne quello che devi prendere. Ok, grazie. No! No, cazzate! Ero già partito col salto! Baggianate! Bevo, 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 bevo. Cosa fa? Mi tocco un po' del gioco, così. Smettila di toccarmi! Cristo! Come nel gigante! Il Rajan! La sventola solo per tenerti fermo. Così tu ti tieni fermo e ti colpisce. Questa è la cosa che... La parte che odio del falcione insetto. Dove raccogli i nettari. Rossa. Rosso. Dammi il rosso. Che palle. Devo mirare la testa, ma non è così facile. Ok. Io odio questo maledetto cosa dell'acqua. Vabbè, sono morto qua. Questo è il terreno suo qua. Certo, se ci avessi un'arma tipo il martello o cos'altro, adesso qua starei da favola, perché... Qua. No, ho fatto una cazzata. Recupera, recupera. Ok, metti il mantello, metti il mantello. E questo è un altro dei draghi anziani, maledetti. Perché non è che fa la super mossa e non te ne accorgi. Cioè, te ne accorgi che fa la super... Eccola qua. Cosa è successo? Wait, what? È un bug. È un bug, mi sa, eh. Ah, cazzo, qua bisogna dirlo. Eh no. Qua bisogna dirlo. No, no, la lanciata. C'è stata una specie di esplosione, ma non c'è stata la seconda esplosione. Ovvero quella del... elettrica. È stata l'esplosione normale, ma non quella elettrica. Servirebbe... ci stanno, ci stanno. Tanto per cambiare non ci stanno...
stavo per cambiare. Il momento stesso in cui potevo attaccare, non c'erano i maledetti nettari. Come cazzo ti chiamano? Niente, tiro scoppio, però sta facendo il suo lavoro, quindi sapevo di averlo messo per un motivo. Giusto perché era scoppio, credo che ci avesse la velocità più alta di tutti e tutti. Come ricordo, mo. Come ricordo, mi chiama Taylor Wimp. No, Taylor Wimp è quell'altro. Alucard, mi pare. E non credo perché fosse il nome, dico, fosse il nome. Gatto, non lo puoi riavvelenare, no? Non fa mai. Ma perché? What? Ah, sì. È normale che gli rimbalzi. Dovrei affilare la starma. Ok. Zoro. Finta. Il gatto mi sta inseguendo perché vuole curarmi, ma mi sta portando anche il mostro addosso. Quindi c'è. Bravo, metti una vigor bestia di quelle. Oh god. I'm out. Vedi? Non c'è la seconda. Ah, forse! Forse ho capito. Forse ho capito il problema. Forse potrei fare un po' di danni gratis. Almeno un tick lo devi beccare. Almeno una volta dovresti essere paralizzato. Starbo. E ci risiamo con sti cazzo di nettari. L'unica cosa che odio di sta cazzo di arma. Dovrei raccogliere i nettari in continuazione. Mi prude l'occhio, no? L'allergia, non mi rompere le balle adesso. 140. Mica poco. Vabbè, non perde concentrazione adesso. Non credo che... c'era per tutti qualcos'altro, ma... no? Come stai messo? Stai andando a dormire? Allora, per non sprecare... ecco, facciamo questo. Cosa sta facendo? Non cominciamo a fare sta farsa. Ma cos'è? Cioè, sta attacco delle ali non ha mai tolto così tanto. Gliel'hanno dato così potente giusto per dire, acci temprato. Dammi sto. Meno male che era. Dovevi essere veloce. Stai. Boom. Bravo, curami. Siccome solo 150. Mi chiedo se non sarebbe stato meglio portarmi un insetto con paralisi. No, perché non so un cazzo la paralisi lui. Ok. Tolto sta cavalcatura, però devo mettermi il mantello tecnico, altrimenti...
E lancio la super mossa qua, non la schivo facilmente. Almeno un baffetto te lo posso rompere, no? Niente. Vabbè, quante volte ha proccato già. Via da quell'angolo. E non c'ho gli insetti. Quest'acqua. No vabbè, sto rincoglionendo. Mi sta tornando l'incoglionimento di sonno, raga. Non avete idea. Mamma mia, se lancia la super mossa io non la schivo, sono spacciato. Allora io mi metto. Ci ho all'angolo qua, quindi nel caso mi butto di sotto. Un baccello. No, 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 signorino. Signora Nia. Sì. Secondo me è femmina comunque, cioè. Oh, God. Ah, mi ha preso un pieno. Papà, che cazzo, dai, con la cura. Ci stavo, ero sopra la cura. Ma ben. Sta stronzata ogni volta, me deve fregare. Vabbè, ma non ha consumato un cazzo l'acqua. No. Non osare. Che vuol dire che si è curato? Oh, è debole però. Tanto torna su. Non torna su. Che cazzo sta andando? Ma si è messa a dormire qua. Ma questa è nuova. Qua c'ho pure delle vivo vespe aggiuntive, quindi. Ma porca miseria, ma non può colpirmi questa esplosione ogni volta. Niente, non la metterà mai la bomba in tempo. Ci mette 50 secondi per fare tutto. Niente, eh. Non ti regge, vieni qua. Infatti non gli ha regge. Ora va a saltare. No, ma non ti ho rotto nient'altro che le ali. Allora, almeno con la, con la spada. Anche se non è tanto efficace, più tanto. Perché l'ho fatto, non lo so. In realtà gli dovrei ferire tutto, cioè. Ha colpito lo stesso. Ha colpito lo stesso sto maledetto. Mi chiedo se. Ah, ma tanto lo girate un'altra volta, quindi.
c'ho un vantaggio di niente. Ma com'è possibile che sono senza nettari un'altra volta? No, c'è. Devo non mettere un'abilità che aumenta la durata di sti cosi. Non posso stare con sto falcione che. Anche perché se io li ricerco prima che scadono, non è che me li aumenta la durata. No, col cazzo. È una pessima idea, infatti scendo. Non vado alla prima questa. Quelle mosse però non te prendevano così a random. Siamo alla fine, ma questo col cazzo che molla. Ah. Siamo alla 2, in 2 allora. Ma dai! Non l'ha fatta per tutto il tempo, tutta la battaglia a ste mosse con le ali per colpirmi. Mo le sta a fa tutte. Guarda, un'altra cavalcata. Ok, ok. Non è vero, porca. Ma prima l'ho schivata! No, sono morto, sono morto. No, non so solo. Non so cosa. Quale divinità mi abbia salvato proprio. Una delle tante. Di qualsiasi pantheon. No, so io non riesco più a mandare a segno neanche un colpo. Non mi ha curato, gatto, grazie. Come al solito. L'animazione c'è stata. La vicorpesta è esplosa, ma la cura a me non mi è arrivata. Perché? Non ti ha preso in pieno. Voglio provarlo a farlo andare a sbattere. Dai, ho solo 10 minuti. Sei in testa di cazzo. Non andrà mai a sbattere. Mai. Porca vacca. Che culo. Oh! Yes! 40 minuti di lotta, fa un cuore. Ah. Allora. Tremendo, tremendo. Ma fattibile, tremendo ma fattibile. Sapevo, più difesa era meglio. Cioè, questa arma. Allora, questo set mo ve lo faccio vedere. Vabbè, la chiameresti True Acceleration qualcosa. Però, vabbè, ci ho messo l'amuleto cavaliere per aumentare la possibilità di cavalcarlo e i danni che faccio mentre cavalco. Poi, vabbè, c'ho maestro saltatore. No, c'ho un maestro saltatore, sì. Menaceria, punto debole, superesistenza, manutenzione. In realtà, dovevo metterci atleta. Però non ce l'ho più messo poi alla fine, perché? Perché mi sono dimenticato di metterci gioielli, mi sa, forse, non lo so. Però atleta sarebbe stato meglio perché avrei consumato di meno. Questa abilità la potete usare praticamente tutti gli elementi. Però dipende dall'arma. Due buoni. Oh, dimmi che mi basta un buono alla volta. Bisogna vedere che c'ha però, Se non c'ha niente di grey. Guarda che è capace che sti maledetti abbiano fatto l'armatura Delta, Gamma, che però non ci abbiano messo niente di grey.
Ok, andiamo a vedere cosa ci dà l'armatura. Sorprendimi. Allora, innanzitutto vediamo l'aspetto. Figa. Ma questo è il colore normale? Colore normale. Bella allora, viola è stata addio. Stata addio, è fighissima. Due, un buon rami alla volta. Super resistenza, manutenzione, schivata, attacco acqua. Maratoneta, resistenza, malus. Guarigione, schivata estesa, toglie attacco tuono. Cioè, allora, non è malvagia. Poteva essere meglio. Ma non è nemmeno malvagia. Super resistenza aiuta con tutte le armi che consumano resistenza come arco, spada, doppie spade, doppie lame, martello, eccetera, eccetera. Schivata, sempre utile in caso di emergenze. Maratoneta, sempre per la stessa storia di prima, perché consuma... che di armi che consuma. Infatti, molti lo usano il martello. Ho già visto un paio di video di combattere adesso, mentre stavo aspettando il caricamento, di combattere gente che combatte il Lamiel. Alcuni li usano, molti, molti tutti hanno utilizzato il martello perché a quanto pare è più utile sbatterlo giù per terra, però. Schivata estesa, la stessa cosa di prima. Qua ci starebbe bene il falcione insetto, sì. Guarigione mi fa storcere un po' il naso, la stessa cosa per attacco acqua e attacco tuono, perché alla fin fine sì, sono i due elementi che usa il drago, ma ha senso mettere due livelli, due tipologie di attacchi nella stessa arma? A meno che tu non pensi, non ti fai un ragionamento mentale del tipo, ok, qua c'ho, uso questo qua, uso quest'altro di pezzo, poi ci metto qualcos'altro. Vedo però i gioielli sono un po' scarsi. 4, 4, 4, 2, 4, 2. È un po' scarso di gioielli, o sbaglio? Sì, è la stessa della Kultarot, anzi no, di meno. Allora, normale, l'aspetto mi piace tanto, sì, mi piace tanto l'aspetto, sì. E quindi, eccolo qua, Nameraci temprata, l'abbiamo fatto, adesso penso me lo farmerò, penso tutto oggi, boh, non lo so, vediamo. Comunque, niente, fatemi sapere la vostra e ci vediamo. Lo so, mi scuso della ramanzina iniziale, ma raga, bisogna dire, ogni tanto ci vuole una bacchettata. No, non è vero, è che mi dà un po' il fastidio che tutti stanno arrabbiati su sta storia, che stanno a ritardare le cose, quando io penso che, capito, c'è gente che muore, cioè... Non è una bella cosa lamentarsi perché noi non abbiamo una cosa non essenziale tecnicamente, però. Vabbè. Ci vediamo nei prossimi video, ragazzi. Bye bye.